sono molto soddisfatto ovviamente per Milano. La cosa che più mi dà soddisfazione è che io sto dicendo da un po' di mesi ormai, basta con questa retorica delle periferie, le periferie come se fossero luoghi infami e come se la sinistra fosse forte solo in centro e non negli altri quartieri. Questi voti, questa votazione lo sta dimostrando. E quindi confido nel fatto che i cittadini vedano il lavoro. E lo stesso discorso può essere fatto anche al contrario, rispetto a Salvini. Io ho sempre detto non demonizziamo Salvini, cerchiamo di batterlo. I cittadini e la gente poi ragiona con la sua testa. Però ecco, è innegabile che il nostro lavoro su Milano si sta vedendo, quindi almeno da questo punto di vista sono molto contento. Io ripeto, ho appoggiato ovviamente Maiorino, ma proprio perché ritenevo che Giuliano non avesse neanche tanto bisogno del mio appoggio, perché obiettivamente la sua credibilità non è stata intaccata dal passare del tempo, quindi complimenti anche a lui, complimenti anche agli altri. Credo che la Tinagli così bene sia stata un po' una sorpresa, però era una candidatura forte e significativa. Io l'avevo incontrata 2 o 3 settimane fa e lei era fiduciosa. Insomma, però anche a Milano c'è la Toia, comunque, cioè, diciamo che è stato nelle elezioni del nord-ovest è stato un successo di Milano e dei milanesi.